Se sborza situazione, lo gusto. No, non va con la tua voce. Ma ha rotto il cazzo. Non è la mia voce, è la faringite che parla. No, non va, non va. Guarda. Aspetta. Spazzaneve. Ho la pelle d'oca. Comunque, però posso dirti una roba, Fabio. No, non va. Scusate, chiedo scusa. Hai fatto schifo. Fabio, troviamo una soluzione per il lunedì e il martedì. Quanto prendi a Colorado? Mettiamoci d'accordo. Un po'. Appunto, no, troviamo una soluzione perché io con Luca Alba in onda il lunedì e il martedì non ci vado più. Cioè, mi rifiuto proprio. Mi rifiuto di lavorare con quel rifiuto. Che non è. Cioè, vai a fanculo, guardalo. Guardalo, sta merda schifosa. Io ho letto su Facebook che ha spaccato. Commenti entusiastici, trenini di orgasmi. Allora, hai guardato soltanto metà del commento perché hai spaccato i coglioni. Ecco. Cioè, questo era il messaggio. Perché c'ho la riga sullo schermo dell'iPhone. Sì, c'è la riga sul tavolo, tu troppo spesso. No, troppo non spesso più quella riga. Io lo trovo comunque un ottimo intrattenitore, una persona valida. Ma fuori di qui. Sì. Lui, allora, Luca Alba fa riderissimo quando lo porti fuori a cena. Cioè, tu vai a cena con degli amici, 20 persone, lui si alza in piedi, intrattiene tutti, fa ammazzare da ridere. Ma scusa, io ho un'idea, perché non smettiamo di fare la radio e apriamo un'osteria? Sì, sono d'accordo. Osteria lui numero 20. Luca lì potrebbe essere il più grande gestore in assoluto. Fa ridere, simpatico, intrattiene, la gente lo ama. Lo metti davanti a un microfono, una roba. Allora, cazzo, Luca, tu hai una fortuna. Tu praticamente sei la fine della carriera di Rocky Balboa adesso. Balboa ha detto. No, Balboa. Nel suo caso è Rocky Balbettoa oggi, scusate. Ho detto Balboa, se avete le orecchie foderate di prosciutto non è colpa mia. Dopo riascoltiamo, per favore. Oggi voglio fare un annuncio, farò una puntata senza dire le parolacce. Cazzo, che idea. Cercherò di fare dell'intrattenimento divertente e frizzante usando la comicità. Sicuro che la gente non si rompa il caspita. Ci torniamo. Non riuscirete a farmi dire che le oggi parolacce. Non hai voglia di dire una bella cospirazione. Cospirazione. Basta con le Spidate. A te non piace più la fisarmonica. Oggi vi stupirò, sarà un Paolo Nois nuovo. Aspetta, perché con la versione orale di questa provocazione non riusciamo. Ma se io gli strizzo fortissimo un capezzolo. Porca miseria! Non vale. A proposito, allora, sicuramente Paolo Nois senza parolacce è imbarazzante, ma c'è una persona ancora più imbarazzante di lui. Sentiamo le 10 dichiarazioni incredibili di Donald Trump.